Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura parliamo di politica, chiaramente delle prossime regionali. Partiamo dal Movimento 5 Stelle che ha scelto il suo candidato presidente con le regionarie online. Nel secondo turno Sara Marcozzi è risultata vincitrice e dunque sarà, come nelle passate elezioni regionali, il candidato presidente del Movimento 5 Stelle. Venendo invece al centrodestra questa mattina a Pescara c'è stata la visita del leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni per tracciare le linee guida della prossima campagna elettorale per incontrare gli amministratori locali del partito. Nel centro-sinistra, infine, nel PD tengono sempre banco le polemiche roventi interne a seguito delle dimissioni del segretario regionale Marco Rapino con la reggenza che è stata affidata a Renzo Di Sapatino. Vediamo insieme il servizio di Paolo Renzetti. Mattinata pescarese per il leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che ha incontrato al Museo Colonna gli amministratori locali del partito per tracciare le linee guida in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. La strategia resta sempre quella di un centrodestra unito. Il centrodestra qui può vincere. Noi possiamo finalmente mandare a casa la sinistra che sta attaccata alla poltrona come un geco sul muro d'estate, che non vuole mandare gli abruzzesi a votare. D'Alfonso ci ha messo 5 mesi a dimettersi, c'è una regione bloccata ostaggio del PD, perché siccome sanno che perdono male le elezioni, chiaramente vogliono tentare di mantenere il potere finché riescono. Centrodestra può vincere, centrodestra può dare a questa regione un governo capace di fare le cose, capace di costruire e non di tenere tutto fermo, quindi non avrebbe senso che si andasse in ordine sparso. Considererei, diciamo, il fatto di andare in ordine sparso un favore al Movimento 5 Stelle, un patto di desistenza col Movimento 5 Stelle, e quindi, insomma, segnerebbe, diciamo, che l'accordo tra Lega e 5 Stelle va un po' al di là anche del governo nazionale. Onorevole, secondo lei tocca alla Lega il candidato presidente anche in virtù degli ultimi risultati elettorali? Guardi, secondo me i candidati non toccano mai a un partito. Candidato è quello più capace di farlo, candidato è quello che può vincere, candidato è quello che può meglio governare. Se noi partiamo dal partito che lo deve, diciamo, indicare, abbiamo già perso. E sabato prossimo si terrà a Pescara la manifestazione della Lega, a cui ha dato il suo sostegno, d'intesa con le liste civiche per l'Abruzzo, Fabrizio Di Stefano, sceso ufficialmente in campo come candidato presidente. Nei prossimi giorni sapremo quando si andrà al voto. Secondo lei, qual è la data probabile? A mio avviso, logica sarebbe la prima possibile, cioè entro i 90 giorni dalle dimissioni di D'Alfonso. D'Alfonso si è dimesso il 10 agosto, 90 giorni da quella data. Poi ci sono quei cavilli legati a quella norma modificata l'ultimo giorno di esistenza del Consiglio regionale, anche questo la dice lunga su come evidentemente certe cose vogliono essere manipolate. Intanto nel centro-sinistra si aspetta di conoscere il nome del candidato. Il primo è sempre quello del vicepresidente uscente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini, che però scioglierà le riserve nelle prossime settimane. Ma nel PD tengono ancora a banco le dimissioni del segretario regionale Marco Rapino, finito nel mirino di Antonio Castricone, che ha dichiarato come neanche nel momento delle dimissioni Rapino è riuscito a dare la giusta dignità al ruolo che ha ricoperto in questi anni. Un'uscita di scena forzata, dice Castricone, per di più accompagnata da un ultimo atto di totale asservimento alle solite logiche che lo hanno guidato in questi anni. C'è bisogno di un forte segnale di discontinuità e le sue dimissioni organizzate vanno nella direzione opposta. Tratteggiano, concluso Castricone, ancora una volta un modo di procedere fatto di ridicoli bizantinismi e sotterfugi. Adesso una notizia di cronaca: sgominata una centrale dello spaccio a Pescara, l'operazione dei carabinieri della compagnia Adriatica, denominata Arancitelli, ha consentito di emettere ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 3 persone, ordinanze emesse dal GIP del Tribunale di Pescara su richiesta della Procura Adriatica per i reati di spaccio continuato di sostanze stupefacenti in concorso, estorsione continuata in
in concorso e detenzione illegale di arma da sparo comune. In manette sono finiti Sante Spinelli, 31enne, Ferdinando Spinelli, 60enne ed Armando Spinelli, 48enne. Sante ed Armando sono stati portati nel carcere pescarese di San Donato, mentre Ferdinando è stato posto agli arresti domiciliari. Il provvedimento restrittivo scaturisce da un'azione investigativa mirata avviata dalla stazione dei carabinieri di Pescara Scalo nel novembre 2016 a seguito della denuncia sporta da un assuntore della zona, con le indagini che hanno visto impegnati militari in servizi di pedinamento e controllo, oltre a specifiche attività tecniche. È stato accertato che i tre hanno ceduto numerose dosi di cocaina a consumatori locali. Andiamo avanti adesso, cambiamo argomento e parliamo del caro pedaggi su A24 ed A25. Il 19 di settembre a Roma, davanti al Ministero delle Infrastrutture, si terrà una manifestazione di protesta dei quasi 100 amministratori e sindaci aderenti al coordinamento spontaneo che si sta battendo contro l'aumento delle tariffe autostradali su Strada dei Parchi. La manifestazione è stata presentata alla stampa questa mattina nell'aeroporto d'Abruzzo a Pescara, la presenza dei rappresentanti delle province di L'Aquila e Pescara, dell'ANCI e dei sindaci di Chieti e Carsoli. Nel frattempo, nel pomeriggio di ieri all'Aquila, Strada dei Parchi aveva organizzato un incontro, erano stati invitati appunto i 100 amministratori che si stanno battendo per il caro pedaggio e non solo, anche per la sicurezza dell'autostrada. Ebbene, la riunione è andata deserta per discutere del caro pedaggio e della sicurezza. Così i sindaci hanno voluto mandare un segnale politico al concessionario, che comunque ha rassicurato i pochi presenti sulla tenuta statica di ponti e viadotti. Allora andiamo a vedere questi due servizi, partendo dal primo, dalla conferenza stampa di questa mattina a Pescara, e poi il secondo curato da Daniela Rosone, l'incontro di ieri pomeriggio all'Aquila. Continua la lotta dei sindaci contro il caro pedaggi dell'autostrada dei Parchi A24 ed A25. Dal 3 di gennaio, giorno della prima manifestazione di protesta, ad oggi la schiera dei primi cittadini e degli amministratori abruzzesi e laziali che chiedono a gran voce la calmierazione delle tariffe autostradali sulla tratta Chieti-Roma e su quella Teramo-Roma è arrivata quasi a quota 100. Tutti, il prossimo 19 di settembre, sono pronti a tornare in piazza nella capitale per dire no agli aumenti. L'ultimo, del 1 gennaio 2018, è stato addirittura del 13%, e per chiedere al ministro delle Infrastrutture Toninelli un intervento energico sulla concessionaria. L'autostrada non è un lusso, è un'infrastruttura fondamentale per collegare due regioni italiane, per collegare soprattutto l'Abruzzo alla capitale. È un'autostrada che non viene utilizzata per fini ludici, ma è un'autostrada che viene quotidianamente utilizzata da lavoratori che hanno necessità di percorrere e che non possono essere vessati quotidianamente, così come viene fatto ogni volta che passano il casello. Chiediamo che ci sia una revisione delle tariffe, chiediamo che ci sia soprattutto adesso una revisione, soprattutto una corretta destinazione di ciò che viene incassato da autostrade, perché ci siano servizi dedicati alle infrastrutture in termini di sicurezza. I nostri paesi, soprattutto quelli dell'entroterra, sono colpiti fortemente da questi ingiustificati aumenti, e soprattutto non soltanto dagli aumenti che sono in vigore dal 1 gennaio, ma proprio dalla intera tariffa, perché la nostra è l'autostrada più cara d'Italia. Una battaglia animata dai principi anche di sicurezza delle autostrade. Come no, assolutamente. Noi sin dalla prima richiesta di accesso agli atti di gennaio abbiamo richiesto anche tutta la documentazione relativa alla manutenzione effettuata nel corso degli ultimi anni sulle autostrade. I sindaci abruzzesi, nella maggior parte dei casi, hanno deciso di disertare l'incontro voluto dalla concessionaria Strada dei Parchi per illustrare lo stato di salute e i lavori, la situazione complessiva delle autostrade che ricadono nella regione Abruzzo. Alla riunione erano stati invitati circa un centinaio di sindaci, se ne sono presentati però soltanto pochi. I rappresentanti dei comuni di Teramo, Chieti, Avezzano, Borgorose, Celano, L'Aquila e il sindaco di Pescara. Alcuni sindaci in realtà già avevano annunciato che non sarebbero stati presenti, e lo aveva confermato il sindaco di Carsoli, Velia Nazario.
L'amministratore delegato di Strada dei Parchi, Cesare Amadori, e il vicepresidente Mauro Fabris hanno illustrato a tutti lo stato di salute delle autostrade. Le verifiche statiche garantiscono, hanno detto, che non ci sono problemi sui viadotti A24 e A25, lo stesso per il viadotto di Carzoli. L'amministratore delegato di Strada dei Parchi, Cesare Amadori, ha risposto anche per quel che riguarda la caduta dei calcinacci che si è verificata nei giorni scorsi dal viadotto di San Giacomo all'Aquila. Paradossalmente la scossa di 6.3 dell'Aquila del 2009, ha detto, ci fa dire che i viadotti sono sicuri fino a quella magnitudo. Per il resto, per andare a trovare altre risorse, abbiamo bisogno di un piano finanziario. Ci siamo rivolti alla Cassa Depositi e Prestiti, ha chiarito, la quale però ci ha detto che senza progetti i soldi non possono arrivare. Noi di fatto siamo succubi delle decisioni del Ministero. Dal novembre 2016, ha detto pure Amadori, ci sono 300 milioni di lavori urgenti con progetti approvati fermi al Ministero che non possono andare avanti per mancanza di risorse. I sindaci presenti hanno chiesto le condizioni di salute dei piloni e dei viadotti perché lo stato di ammaloramento a prima vista si vede. L'amministratore delegato ha voluto tranquillizzare tutti, riferendosi appunto agli ultimi distacchi di cemento all'Aquila, spiegando che delle cadute di intonaco possono preoccupare, ma sono insignificanti rispetto ai problemi strutturali o sismici. Autostrada per i Parchi ha investito moltissimo in questi anni, oltre 700 milioni tra investimenti appunto e lavori di manutenzione ordinaria. Oggi aspettiamo che il Ministro Toninelli renda disponibili le risorse, come ha annunciato ieri la Camera, per avviare la seconda fase della messa in sicurezza appunto a fini antisismici dell'autostrada, e poi soprattutto aspettiamo un nuovo piano economico finanziario che una legge del 2012, quindi siamo in ritardo di 6 anni, ma non per colpa nostra, il Parlamento italiano ha deciso, proprio perché Strada dei Parchi, che è infrastruttura strategica per la protezione civile, non è stata costruita secondo i criteri dell'antisismica. Quando venne fatta, non l'abbiamo fatta noi l'autostrada, l'ha fatta lo Stato, e dunque questa norma, questa legge 2012 prevede la messa in sicurezza con le nuove normative antisismiche. Come abbiamo detto più volte, l'autostrada è sicura in condizioni di esercizio normale. L'autostrada ha bisogno di essere messa in sicurezza antisismica perché, a fronte di terremoti importanti come quelli che purtroppo abbiamo avuto sull'Aquila, queste garanzie non ci sono. Andiamo avanti adesso con una notizia che riguarda la vicenda infinita di Bussi. Sospensione dalle funzioni con conseguente collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura e sospensione dallo stipendio per la durata di 6 mesi. E quanto ha chiesto nella requisitoria alla Procura della Corte di Cassazione nei confronti del giudice Camillo Romandini in merito al procedimento disciplinare innanzi il CSM. Romandini è stato il presidente della Corte d'Assise d'Appello del processo di primo grado che si è svolto a Chieti per la mega discarica dei veleni Montedison di Bussi sul Tirino. Secondo quanto riporta oggi il quotidiano Il Messaggero, la richiesta è stata fatta nella penultima udienza del processo disciplinare avviato dal CSM. Il magistrato è sotto giudizio non soltanto per le presunte pressioni sui giudici popolari che componevano il collegio. La corte, presieduta da Romandini nel dicembre 2014, emise la sentenza di primo grado, poi ribaltata in appello all'Aquila. Assolse i 19 imputati dal reato di aver avvelenato le falde acquifere, mentre il reato di disastro ambientale era stato derubricato in colposo e quindi prescritto. Romandini è sotto processo anche per aver svolto alcune attività imprenditoriali vietate ai magistrati. All'Aquila fu riconosciuto l'avvelenamento colposo delle falde, seppure prescritto, e ci fu la condanna di 10 imputati per disastro colposo. Nella udienza citata dal Messaggero, il giudice si è difeso spiegando che si era auspicato una soluzione diversa, cioè di non arrivare mai fino al CSM. L'impatto mediatico, ha detto, è stato di una straordinaria veemenza. Mi sono trovato, ha continuato, a leggere di una realtà completamente diversa da quella che ha vissuto. Romandini ha poi concluso il suo intervento affermando di essersi fidato e non essere riuscito a far comprendere che il ruolo di giudice popolare è importante, soprattutto in un processo come quello di Bussi. Il prossimo 28 di settembre a Roma, presso la Corte di Cassazione, si discuterà l'ultimo atto della vicenda, appunto, della mega discarica dei veleni di Bussi. Andiamo avanti adesso con il giornale, cambiamo decisamente argomento, torniamo sulla vicenda dei lavoratori Ipersimpli di Teramo. Viaggio della speranza in regione per i 53 impiegati del supermercato che a fine mese rischiano il licenziamento. Il gruppo SMA
che è proprietario del supermercato, ha infatti annunciato la chiusura dello storico punto vendita sito a Piano d'Accio, chiusura programmata per fine mese, non garantendo gli stessi livelli occupazionali e imponendo trasferimenti lontani dalla sede originaria. La commissione provinciale e la delegata alle pari opportunità di Teramo sono intervenuti a sostegno del personale in difficoltà, ma sentiamo tutto nel servizio di Tania Bonnici Castelli. Un viaggio della speranza, quello dei 53 lavoratori dell'Ipersimpli di Piano d'Accio, che in mattinata si sono ritrovati nel piazzale del loro supermercato e in autobus sono partiti da Teramo alla volta dell'Aquila. In regione è stato infatti convocato un tavolo tecnico urgente con l'azienda SMA, proprietaria dell'esercizio commerciale, il presidente vicario Giovanni Lolli, la provincia, il comune di Teramo e i sindacati. L'obiettivo è quello di iniziare una trattativa con la proprietà, intenzionata a chiudere il 30 settembre il punto vendita teramano, senza garantire gli stessi livelli occupazionali e offrendo al personale che manterrà come unica alternativa il trasferimento in città lontane. La Commissione per le Pari Opportunità della provincia di Teramo e la consigliera provinciale delegata alle Pari Opportunità intervengono sulla vicenda e esprimono solidarietà e vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori dell'Ipersimpli di Teramo. La vicenda, secondo la CPO, colpisce ancora di più se si pensa che degli attuali 53 dipendenti, 39 sono donne ed è facile immaginare quanto difficile o impossibile possa essere, soprattutto per loro, accettare un possibile trasferimento lontano dalla propria famiglia pur di non perdere il lavoro. La Commissione provinciale e la delegata alle pari opportunità sottolineano inoltre che il tessuto economico e sociale di Teramo capoluogo, già gravemente martoriato, non resisterebbe ad altri licenziamenti e a ulteriore disoccupazione. È auspicabile dunque che le istituzioni regionali, provinciali e comunali si impegnino con tutte le loro forze per far recedere la proprietà da questo proposito e perché tutto ciò non avvenga. Torniamo anche sulla vicenda del viadotto del Sente. Il pilone del viadotto era sotto osservazione e per questo è stata decisa la chiusura della strada che attraversa il Sente che collega Abruzzo e Molise. La chiusura complica la già difficile viabilità in quella zona fra le due regioni. Sentiamo il servizio di Enzo Di Gaetano. Decisa data e orario di chiusura del viadotto Sente, uno dei più alti e lunghi d'Europa, che unisce il Molise all'Abruzzo. Verrà sbarrato al traffico il giorno 18, martedì prossimo, alle ore 13. Il tempo per Provincia di Isernia e ANAS di predisporre la segnaletica per il percorso alternativo. Intanto l'Abruzzo fa sentire la sua voce. Chiudere il viadotto significa impedire a migliaia di abruzzesi della provincia di Chieti di usufruire dell'ospedale e delle scuole di Agnone. Un vero e proprio disastro, come conferma il presidente Mario Pupillo, che chiede l'intervento urgente dell'ANAS. Chiaramente l'Alto Vastese, che è già devastato di suo per una viabilità difficilissima, deve affrontare questo problema con un percorso alternativo molto complesso che sicuramente penalizza quei servizi che Agnone e la provincia di Isernia riescono a dare, in particolare mi riferisco all'ospedale, alle scuole, quindi un danno economico, sociale, culturale che non è sopportabile in un'economia già difficile dei nostri territori. Le province in questi anni hanno vissuto delle situazioni di taglio incomprensibili e quindi questo viadotto non può rimanere nella gestione delle province sia di Isernia o di Chieti. È un'opera fatta dall'ANAS, deve tornare all'ANAS perché è un viadotto tra i più importanti d'Europa, più complesso per la manutenzione e quindi noi chiediamo e chiederemo nei prossimi giorni un incontro con le due regioni e con l'ANAS assolutamente perché riteniamo che questo viadotto debba essere riconsegnato all'ANAS. Stessa tensione e preoccupazione anche in casa degli agnonesi, dove un centro con già mille problemi si prepara a subire un altro colpo mortale. Il mancato arrivo di migliaia di persone che comunque venivano a spendere i loro soldi nella cittadina altomolisana.
Anche qui problemi seri. La nostra attenzione va nei riguardi non solo dell'ospedale in quanto struttura di servizio per chi intende o chi deve venire qui, ma è anche un problema strettamente legato alla sostenibilità della vita scolastica, sia per studenti, sia per docenti e personale scolastico in genere, che si muove o in entrata verso Agnone o da Agnone verso altri centri. Dissesto idrogeologico e messa in sicurezza saranno i temi trattati nella due giorni di studi che si svolgerà a Campli il 21 e 22 settembre. Interverranno esperti che si confronteranno su quello che è accaduto a Castelnuovo di Campli e a Ponzano di Civitella, dove intere frazioni sono franate per decine di metri. Vediamo. Dall'emergenza alla messa in sicurezza, Campli due giorni di studi sul dissesto idrogeologico. Geologi a confronto il 21 settembre nella chiesa di San Pietro a Campovalano. Il 22 settembre invece sopralluoghi tecnici alle frane di Castelnuovo di Campli e Ponzano di Civitella. Abbiamo voluto organizzare questo convegno per far vedere un po' ai partecipanti la organizzazione degli studi che si stanno facendo e a che livello di dettagli siamo arrivati nell'interpretazione dei fenomeni che si sono occorsi e che sono accaduti in quel periodo. Per quanto riguarda Campli, lo studio è ben avanzato, quindi possiamo dire che su Campli il 90% dello studio è già fatto. Su Ponzano siamo un po' in ritardo perché dobbiamo iniziare una serie di indagini importanti per capire la profondità del movimento. Una volta che anche a Ponzano avremo questi dati, che sono dati importantissimi senza i quali non possiamo interpretare il fenomeno in tutti i particolari, non possiamo dare una soluzione. A Campli però non si riflette solo sul dissesto idrogeologico e sulle brutte frane subite, si festeggia anche con l'arrivo di una bandiera speciale che consacra il comune farnese tra i borghi più belli d'Italia. È un traguardo molto importante per noi, perché significa che Campli, entrando in questo club Borghi più belli d'Italia, entra anche in un giro turistico importante di rilevanza nazionale. Il sindaco, devo dire, ha fatto moltissimo in questo caso lui, quindi siamo veramente onorati e felici, insomma, di questo traguardo. Dopo credo che sia anche meritato, no? Per tutti i monumenti bellissimi che abbiamo, per l'impianto di tipo medievale del nostro comune, e quindi è una, dovrebbe essere una ripartenza veramente molto molto importante per noi. E adesso torniamo a Lanciano e andiamo ad ascoltare la risposta dell'amministrazione comunale per quanto concerne il caso di Deborah Spinelli. Secondo l'amministrazione comunale, l'ex marito, il legittimo assegnatario della casa parcheggio. Deborah Spinelli non ha più diritto a rimanere nella casa parcheggio del comune di Lanciano. L'assegnatario è l'ex marito, dal quale ha divorziato nel 2016. E questa è la verità delle carte bollate in possesso dell'amministrazione comunale. A rispondere all'USB, che aveva sollevato il caso anche con una petizione online, è l'assessore Giacinto Verna, che ha incontrato più volte la donna e il sindacato inquilini. Dopo un ricorso fatto dalla stessa attraverso il suo avvocato presso il Tribunale Civile di Lanciano, dovrà per forza aspettare la sentenza del giudice civile, il quale dovrà decidere se la signora ha o meno diritto a restare dentro quell'appartamento. Sottolineo però ulteriormente che la signora, e la cosa magari mi duole per volendomi mettere dal suo punto di vista, non è l'assegnataria di quella casa comunale, la signora è una beneficiaria che dal 2010 ha avuto la possibilità di rimanere lì dentro, perché oltre alla signora anziana, che non è sua madre ma è una signora anziana che fa nucleo familiare in quella casa, dicevo, aveva figli minori. Nel 2016, con la sentenza di divorzio, il giudice ha ritenuto che, non essendoci più le motivazioni dei minori, che erano il motivo per cui, ripeto, la signora fosse beneficiaria e non assegnataria, il giudice ha ritenuto che la signora
non avesse più i requisiti per rimanere dentro questa casa comunale e quindi gli uffici, anche dietro consulenza dell'avvocatura comunale, gli uffici, dicevo, hanno proceduto con il procedimento di decadenza. A Deborah non resta che rispondere al bando case ERP, come altri lancianesi in difficoltà, per accedere alla graduatoria che sarà pubblicata a fine 2018. E adesso andiamo alla pagina dello sport, lo facciamo partendo dal Pescara e dalla Serie B, perché si avvicina la trasferta di Brescia per il Delfino a caccia di conferme in questo avvio di campionato. Andiamo ad ascoltare le parole del tecnico Baby Pillon nella tradizionale conferenza stampa prima della partenza appunto per Brescia. Essenzialmente non ci sono gerarchie qui, nel senso che chi vedo bene durante la settimana lo faccio giocare, nel senso che alle volte si va anche a sensazione, nel senso può essere la partita di uno guardando gli avversari, può essere la partita di un altro, perciò alle volte puoi cambiare giocatore anche se è stato il migliore in campo magari la settimana prima, perché ci sono delle esigenze diverse. Perciò dipende sia dal discorso tattico, da come vedi i giocatori in questo momento, e poi uno decide. Poi alle volte si indovina, alle volte no. Beh, purtroppo io spero di far meno cazzate possibili. Cerco di fare il mio, ma cerco di farlo nel miglior modo. Poi sbagliamo tutti, sbaglio io, sbagliano i giocatori, sbagliamo tutti. Perciò alle volte fai le cose per bene, alle volte si può... però io devo sempre fare con le cose che sono convinto, cioè io quando faccio la formazione sono convinto di quella formazione e io devo essere convinto di questo. Noi dobbiamo essere ordinati, fare le nostre cose bene in mezzo al campo, perché lì è importante lavorare molto bene, soprattutto sulle linee di passaggio, dobbiamo essere molto bravi lì. E poi noi siamo una squadra che non è attendista, siamo una squadra che cerca di giocare a calcio. Io credo che sarà una bella partita, perché tutte e due le squadre giocano a calcio, tutte e due vorranno far gol, sarà una partita secondo me molto vivace da questo punto di vista. L'importante sono gli episodi, farli girare a proprio favore e curare molto i particolari. Io avrei continuato, per dire la verità, sulla scia dei risultati. La sosta è sempre un'incognita, perché quando tu sei la sosta cali il livello di tensione, invece noi dobbiamo avere la tensione sempre alta e il mio compito è cercare di portare la tensione alta in questa settimana, e questo è l'importante, non sbagliare l'approccio alla partita. Ma il pregio è una squadra che non molla, che in queste partite ha dato questa sensazione sia a Cremona che in casa con Livorno, e questo è un aspetto molto positivo. Dove migliorare? Negli ultimi metri, l'ultimo passaggio, la conclusione, perché anche contro Livorno abbiamo avuto tantissime possibilità di chiudere la partita e non l'abbiamo chiusa, e alla fine abbiamo rischiato grosso. E gestire meglio le partite, qui dobbiamo migliorare sicuramente. L'attaccante abruzzese del Frosinone, Daniel Ciofani, si commuove davanti a taccuini e microfoni quando gli viene chiesto se gli mancherà il fratello Matteo, acquistato dal Pescara. Spero, dice la punta, di incontrarlo presto in Serie A. Vediamo. Manca un po' di problema. Beh, guarda, io pensavo di non emozionarmi e... scusate se mi emoziono, perché è passato un po' di tempo, però sì, per me non sarà uguale giocare a Frosinone senza Matteo, e lo dico senza che nessuno penso si possa offendere, nessuno né della società né dei tifosi, perché è la verità, cioè, abbiamo fatto la storia, faccio una battuta, ogni anno Matteo partiva dietro e poi era titolare, quest'anno per evitare qualsiasi tipo di problema non andare via. Faccio una battuta, non fare il titolo nemmeno su questo, vi prego, perché altrimenti qua la gente la dice solo quello. Però ecco, Matteo era in un mondo di interrogativi come quello del calcio un punto esclamativo, e secondo me avrebbe meritato la di conferma, perché sarebbe stato un punto fermo e morale e tecnico di questa squadra. Mi dispiace, faccio un grande in bocca al lupo e spero di rivederci in
Serie A, magari da avversari, magari nella vita non si sa mai, ancora da compagni, perché, e soprattutto perché il rapporto, sapete che tipo di rapporto ho, è mio fratello, è uno spogliatoio che ha fatto della famiglia i valori fondamentali. Avere un fratello in squadra è un qualcosa in più, e quindi è una cosa che mi mancherà. Scendiamo di categoria. Oltre a essere lungo e logorante, sarà anche un campionato bello ed avvincente, ne è convinto il capitano del Pineto Marco Pomante, parlando della Serie D e del suo girone F a pochi giorni dalla gara del Valle Anzuca con il Francavilla. Sentiamo l'intervista di Andrea Costantini. Senti Marco, campionato con 38 giornate, 7 turni infrasettimanali, c'è il Cesena, ci sono 5 romagnole, che campionato sta per nascere? Da quello che penso è un campionato bellissimo, un campionato bello, entusiasmante, perché a giocare contro squadre, a parte il Cesena che la conosciamo tutti, ma squadre organizzate, squadre forti come il Forlì, come le altre squadre che stanno a girare nostre, sono tutte quante rinforzate rispetto all'anno scorso. È un campionato lungo, è normale, la squadra che avrà più continuità, più soprattutto la rosa lunga, perché 38 partite sono tanti, turni frasettimanali sono tanti, e sai, alla lunga la squadra che ha una rosa competitiva, una rosa lunga, ne può uscire fuori. Il Cesena è la naturale favorita, o pensi che tra le abruzzesi, le marchigiane, le romagnole, qualcuna possa insidiare questo presunto primato? Ma è normale che il Cesena, come nome, come squadra, è una delle candidate a vincere il campionato, però non ci dimentichiamo tutte le abruzzesi, perché tutte quante hanno fatto una buona squadra, le romagnole, le marchigiane, c'è l'Avezzano che secondo me è un'ottima squadra, l'Avastese, il Matelica, il Francavilla, il Forlì, come ho detto prima, non so il Sant'Arcangio che forse rischia di essere ripescato. Cascione. Bravo, Cascione, è una squadra, tutte squadre organizzate, squadre forti, è normale che sulla carta il Cesena è la favorita, però il campionato di Serie D è lungo e quest'anno soprattutto è difficile. È tutto per quanto riguarda questa edizione del TG6. Io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che i nostri servizi, come sempre, li trovate, se volete, on demand sul sito www.tv6.it e sul nostro canale YouTube. È davvero tutto, buon proseguimento con i nostri programmi.